prima di tutto metto le patate a cuocere dentro, chicco esimilla al vapore per uno o due cicli. Basta inserirle nel cestello e azionare il vapore. Nell'accessorio per la cottura al vapore ho messo un fondo di verdurine e poi un filetto di merluzzo. Lo metto dentro EasyMeal di chicco, aziono il vapore e vado a farmi le mie cose, perché la bellezza è che non gli devi stare dietro. Nel frattempo schiaccio i miei cracker o grissini, oppure faccio il pan grattato, e questo è il lavoro che possiamo far fare ai bambini, perché è divertentissimo. Finita la cottura al vapore, che è velocissima, basta rovesciare verdure e pesce qui dentro. Io ho eliminato l'acqua di vegetazione perché non volevo un passato troppo liquido, e poi basta azionare il frullatore a intermittenza. Ho frullato grossolanamente il pesce e le verdure cotte al vapore con un gin il chicco, li metto insieme alle patate, rimetto tutto a raffreddare e poi formo le crocchette. Quando dico che questi bastoncini di pesce e patate sono morbidissimi, non scherzo, perché veramente si possono prendere proprio con il cucchiaino e tagliare con il cucchiaino, nonostante fuori abbiano questa deliziosa crosticina. Quindi io sotto metto un piccolo letto di verdure e sopra appoggio i bastoncini. L'ho fatto. Pronta, bimbi, a tavola!